mangiar bene, la scienza in cucina, manuale pratico per le famiglie. Pellegrino Artusi, ben 790 ricette, mettetevi comodi. La ricetta 103 sono gli spaghetti da Quaresima. Molti, leggendo questa ricetta, esclameranno: ma che minestra ridicola! Eppure a me non dispiace. Si usa in Romagna e, se la servirete a dei giovinetti, sarete quasi certe del loro aggradimento. Allora ci vuole noci sgusciate, grammi 60, pan grattato, grammi 60, zucchero bianco a velo, grammi 30, spezie fine, un cucchiaino a colmo. Ce l'abbiamo tutte queste cose? Ce l'abbiamo dentro? Eh? Ce l'abbiamo o no? Oh! E non mi rispondo. Tutti i giorni così, è la stessa storia. Io ti leggo le cose, le ricette e tu non mi rispondi. Tu non mi hai mai dato retta. Io volevo farti degli spaghetti alla Quaresima, ma il frigo si è rifiutato di collaborare, quindi senti, ti leggo due righe di Bukowski. La gente si aggrappava ciecamente a tutto quello che trovava: comunismo, macrobiotica, zen, surf, ballo, ipnotismo, terapie di gruppo, orge, ciclismo, erbe aromatiche, cattolicesimo, sollevamento pesi. Io mi aggrapperei a te. Io ho fatto la mia scelta. E sei tu, baby. Niente. Neanche tu. Non mi rispondi neanche tu. Non mi risponde nessuno. Ciao. Guarda, non mi dire nulla, una giornataccia, il frigor che non mi risponde, il moccio che non mi risponde. Ci leggiamo Asimov, preludio alla fondazione. La stanza in cui Harry Seldon si trovava era più spaziosa di quella di Hummin nel settore imperiale. Era una camera da letto con un angolo che fungeva da bagno. E non c'era traccia di attrezzature da cucina. Non c'erano finestre. Sul soffitto, dietro una griglia, un ventilatore produceva un sibilo continuo. Fastidioso, no? Poi questo sibilo continuo. Ma almeno tu dimmi qualcosa, ti sto leggendo Asimov. Oggi gli oggetti non mi considerano, è una vergogna. Kirk a Enterprise. Scott, mi teletrasporti. No, no, cara mia stampante, non sei collaborativa. Ci conosciamo da tanto tempo, ma è normale, no? In quarantena scambiare quattro chiacchiere, parlare con qualcuno. Non sono mica matto, sai. Anzi, a proposito di matti, io ti voglio leggere un pezzo di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, sull'ebook. Alice nel Paese delle Meraviglie. Da questa parte, rispose il gatto facendo un cenno con la zampa destra, abita un cappellaio. E da questa parte, indicando con l'altra zampa, abita una lepre di marzo. Visita l'uno o l'altra, sono tutte e due matti. Ma io non voglio andare fra i matti, osservò Alice. Oh, non puoi fare a meno, disse il gatto. Qui siamo tutti matti. Io sono matto, tu sei matta. Come sai che io sia matta? Domandò Alice. Tu sei matta, altrimenti non staresti qua tutto il tempo a parlare con una stampante, capito la battuta? Cioè, perché invece di dire altrimenti non saresti venuta qua, gli dice: La stampante finalmente mi risponde. Dimmi, stampante, sono qui che sono così. Ah, grazie. E mi dice,